Buongiorno ragazzi e ragazzi, oggi registro il video cosa mangio in una settimana a pranzo, quindi vedete inquadrato il piatto apposta. Oggi è lunedì e per pranzo ho preparato circa 400 grammi di spinaci freschi, quindi cotti in padella, semplicemente con un pochino di aglio, un cucchiaio di olio, un pizzico di sale e un pizzico di pepe e una spolverata di noce moscata. E poi accanto ho associato filetti di merluzzo, con un po' di spezie. Praticamente ho messo del prezzemolo tritato, molto fine, sale, una spolverata di pepe e a finire il tutto ho condito con un goccino di olio a crudo. Questo, ragazzi, è il pranzo di oggi. Magari può esservi utile, come spunto per cambiare le vostre pietanze. Ci vediamo domani per il prossimo pasto. Buongiorno ragazze, giorno 2, martedì. Allora ragazzi, oggi vi mostro proprio cosa preparo. Allora, ho deciso di fare come contorno per questo pranzo la zucca mantovana, che a differenza, ragazze, della classica zucca arancione, questa ha la buccia verde, rimane molto dolce, molto saporita. Quindi che cosa vado a fare? Prendo una pentola e vado a mettere dell'aglio tritato che già ho precedentemente tritato. Poi vado a versare la mia zucca già tagliata a pezzettoni, anche se i pezzettoni, ragazze, non sono precisissimi, va bene, anche perché poi con la cottura questa zucca diventerà molto densa e quindi scenderà anche di volume. Dopodiché, ragazze, vado a mettere una pizzicata di pepe nero. Eccola qua, così è sufficiente, come potete vedere. E vado a mettere un goccino di olio extravergine d'oliva, basta così. Vado ad aggiungere del sale fino, ecco qua, una pizzicata, ecco, così può andare bene. E vado a mettere, ragazze, un bicchiere di acqua. Perfetto. Adesso, ragazze, accendiamo il gas. Ecco qua, perfetto, gas acceso. Diamo una piccola girata. Facciamo cuocere per circa 20 minuti. Vado a mettere anche un coperchio così si crea il vapore e la zucca cuoce più velocemente. Abbinata alla zucca, ragazze, facciamo due braciole. Naturalmente non sono tutte e due per me, come potete vedere il quantitativo è un po' più grande, semplicemente perché sto preparando il pranzo anche per mio marito. Quindi poi vi farò vedere il piatto che mangerò io. Ragazze, ci tengo a precisare che queste pietanze che vedete che preparo a pranzo durante la settimana sono pietanze reali. Io mangio davvero queste cose durante la settimana. Mangio davvero in questo modo, quindi non sono alterate da nuove ricette o improvvisate, è realmente il pasto che faccio. Allora, quindi ragazze, queste due braciole le condisco semplicemente in questo modo. Vado a mettere un pochino di aromi per carni, che questo tipo di aromi contiene un sale, rosmarino, ginepro, dragoncello e aglio. Quindi io vado a spolverare un pochino la carne, ecco qua, ma proprio ragazze in forma davvero lieve, quindi pochissimo, di questa aroma.
vado poi a metterle in una piastra senza neanche l'olio, quindi faccio una cucina, ragazze, davvero sana. Allora, ragazze, questa è la piastra. Come potete vedere, non ha olio, niente, è leggermente preriscaldata, quindi l'ho accesa, ho acceso il fornello da 5 minuti. Vado a mettere le braciole in questione, una e una due, e le faccio cuocere a fuoco lento per circa 10 minuti, perché a noi ragazze la carne ci piace cotta, non al sangue, ma non deve essere però troppo cotta, quindi la cottura deve essere giusta per noi. Ditemi se a voi comunque piace la carne al sangue o la carne ben cotta oppure nella media, fatemelo sapere. Ed ecco qua, ragazze, il piatto è servito. Questa è la bracioletta che ho fatto cuocere alla piastra senza neanche un goccio d'olio. Come potete vedere, ha tirato fuori diciamo il grassetto che aveva, e quindi con quell'aroma per carni si è condita perfettamente. E questa è la zucca mantovana ben cotta, perché a me piace così. Sicuramente è molto saporita e molto dolce. Mi piace questo accostamento e direi che non mi rimane che mangiare. A domani, buon appetito! Buongiorno ragazze, allora siamo a mercoledì, oggi sto preparando uno spezzatino di manzo con olive, ma a differenza della classica ricetta dello spezzatino che va fatto praticamente il soffritto e poi va aggiunta la carne, io per evitare di fare il soffritto, insomma per farlo praticamente meno grasso, lo sto cuocendo con del brodo vegetale. Ho aggiunto solo 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, una pizzicata di sale e una puntina di pepe. Praticamente così rimane decisamente più leggero, si insaporisce con il brodo vegetale e è molto più digeribile. Come contorno, ragazze, sto facendo praticamente dei pisellini. I pisellini, ragazze, li ho fatti leggermente rosolare con dell'olio, un pizzichetto di aglio, un pizzico di sale, di pepe, e ho aggiunto all'interno dei cubetti di prosciutto cotto, perché quando sono andata a comprare l'affettato, la persona che era lì al banco a servirvi mi ha dato chiamiamolo così, un culetto di prosciutto cotto, quindi io l'ho fatto a cubetti e ho insaporito i piselli in questo modo. Quindi oggi praticamente abbiamo spezzatino con piselli. Vi faccio vedere dopo il piatto guarnito. Ed ecco qua, ragazze, il pranzo è servito, lo spezzatino si è asciugato, si sono cotte anche bene le olive, che erano già olive denocciolate, le avevo acquistate così. I piselli, idem, sono dolcissimi e si sciolgono in bocca, li ho assaggiati, ragazze, ditemi se anche voi durante la preparazione dei vostri pasti assaggiate sempre il cibo. Io lo faccio sempre. Comunque, questa è diciamo la ricettina dello spezzatino, veramente facile da preparare e molto leggero. Ditemi se vi è piaciuta e niente, ci vediamo domani a pranzo. Buongiorno ragazze, allora iniziamo a preparare il pranzo di oggi. Allora ragazze, ho iniziato a mettere un goccino di olio e un pochino di cipolla tritata, perché io voglio fare un sughetto con il basilico molto semplice e molto leggero. Quindi vado a mettere la polpa a pezzettoni, questa qui della De Cecco. Ok,
Poi vado ad aggiungere, ragazze, a me mi ci piace il peperoncino, quindi vado a mettere un po' di peperoncino. Vado a mettere, ragazze, del sale fino, una pizzicata di sale fino, anzi due pizzicate di sale fino. E ora andiamo ad aggiungere anche il basilico. Ecco qua, ragazze, aggiungo il basilico. E facciamo cuocere per 15 minuti. Ragazze, ho messo anche l'acqua per la pasta e quando arriverà a ebollizione faremo cuocere le fettuccine integrali. Queste, ragazze, sono le fettuccine integrali e pasta fresca. Dato che siamo in due a mangiare, ne metterò circa 3 etti perché comunque mio marito ne mangia un piattone abbondante. Allora, ragazze, ho buttato la pasta nell'acqua che bolliva, ora facciamo cuocere qualche minuto e poi vi faccio vedere il piattino pronto. Allora, ragazze, sto facendo mantecare un pochino così poi si asciuga un pochino il sugo sulle fettuccine ed è pronto. Non vedo l'ora di mangiare, ragazze. Questa è una ricettina semplicissima, quindi sughetto con pomodoro e basilico molto leggero, fettuccine integrali e niente, è un piatto che io adoro, ragazze, me lo faccio spesso a pranzo durante la settimana e niente. Ditemi se anche voi magari mangiate la pasta a pranzo, se preferite la pasta integrale oppure la pasta classica, fatemi sapere, insomma. Ragazze, il pranzo è pronto, ho dato una leggera spolverata di parmigiano, ora non mi resta che gustare questo divino pranzetto. Buon appetito! Ragazze, oggi per pranzo polpette e insalata. Allora, ragazze, queste polpette le ho appena tirate fuori dal surgelatore, ma le ho fatte io, come potete vedere sono anche un po' difformi. Allora, io prendo la carne macinata fresca in macelleria, poi praticamente faccio tutto l'impasto con l'uovo, il pan grattato, le spezie, quindi sale, un pochino di pepe, prezzemolo, un pochino di aglio tritato ma molto poco e faccio poi, ecco, appunto la polpetta. Le lascio riposare un po' e le surgelo proprio per queste giornate come oggi che vado veramente di fretta, ho molto poco tempo per stare in cucina, quindi le ho tirate fuori circa 20 minuti fa, adesso le inforno con solo un goccino d'olio che così, ragazze, non vengono fritte perché comunque la carne un pochino grassa è già di suo e le associo appunto a questa insalatona. Allora, adesso accendo il forno, le faccio cuocere per circa 20 minuti a 180 gradi e poi vi presento il piatto. Ed ecco qua, ragazze, appena sfornate, cotte alla perfezione, mamma mia che profumo che sento, ho una fame. Buongiorno, ragazze, ultima giornata che vi mostro per il pranzo settimanale, cosa mangio a pranzo. Allora, qui sto facendo dei bocconcini di pollo, ragazze, con pochissimo olio, ci ho messo sale, pepe e un pochino di polvere di rosmarino perché non mi andava di andare a prendere il rosmarino fresco che ho in giardino, però vabbè, quella è colpa mia. E di qua, ragazze, ho aperto il sacchetto delle patate surgelate e mi sto cuocendo un pochino di patatine. Oggi, ragazze, mi andava di mangiare qualcosa di un po' più gustoso e quindi, ragazze, ho deciso di fare questo.
tra poco vi mostro il piatto pronto. Io nel frattempo, ragazze, vi faccio sempre qualche domanda, nel senso, logicamente, allora, questo è un pranzo, ragazze, che io vario, non è che tutte le settimane seguo a pranzo questo calendario di cibo, vario, ad esempio ci sono dei giornate che faccio anche delle minestre. Questa settimana è andata così, quindi ditemi se volete vedere altre tipologie di cosa mangio a pranzo, cosa mangio a cena, o gli spuntini, o tutto quanto nell'arco della giornata, fatemi sapere. E niente, quindi ditemi anche voi che cosa preferite mangiare, vorrei sapere tanto i vostri gusti, fatemi sapere, insomma. Allora, ci vediamo tra pochissimo a fine cottura. Ragazze, ecco qua, il pranzo è pronto, quindi vi riepilogo. Oggi bocconcini di petto di pollo che ho già trovato così al supermercato, le ho solo cotti con un pochino di spezie, fatti diciamo abbastanza rosolare, e poi queste in realtà, ragazze, non sono le patate fresche ma sono le patate surgelate, quindi le ho semplicemente cotte con un goccino di olio, neanche il sale ci ho messo, per cercare di rimanere diciamo più leggera. Allora, oggi pranzo molto gustoso, a me piace molto questo accostamento, e concludiamo quindi, ragazze, la settimana, ma la concludo qui, ragazze, semplicemente perché mi capita spesso che o il sabato o la domenica sono a pranzo dai miei, quindi non preparo io e non ho nulla da mostrarvi. E comunque fatemi sapere cosa ne pensate, datemi dei suggerimenti, dei consigli su magari nuove pietanze, ditemi quello che mangiate voi, ditemi se vi è piaciuto quello che mangio io durante la settimana, cosa ne pensate. E niente, ragazze, io come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale. Chi mi vuole seguire su Instagram ve lo scrivo sempre qui sul display, sono FedericaSweet02. Vi mando un bacione, aspetto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video.